sì, oggi siamo contentissime, abbiamo giocato brave e anche veloce. Ci hanno sorpresi un po' perché nel secondo tempo magari abbiamo un po' dormito, ma non abbiamo mai mollato e lottato fino alla fine. Sì, sono contenta e speriamo che domani sia una partita bella. Sì, adesso passate il turno da seconda, quindi dovrete affrontare Dossobuono, che è considerata, era considerata la vigilia insieme a Brunec, tra l'altro la squadra favorita, no, per la promozione. È una partita veramente dura quella che si preannuncia. Sì, sì, abbiamo anche guardato un po' e abbiamo visto che giocano abbastanza veloce e il portiere è bravissimo, ha parato tante cose. È anche una squadra che non molla mai e si gioca fino alla fine e noi domani diamo il nostro massimo e guardiamo. Quando vieni a fare una cosa del genere e devi rinunciare a due titolari, tra cui una delle due palarie, e poi Federica Fini dopo 15 minuti della prima partita, un pochino la vita si complica. Abbiamo provato a lottare, io avevo detto nell'intervista fatta prima dell'inizio di questa cosa che ci voleva anche tra gli ingredienti un pizzico di fortuna. Credo che ci ha girato completamente le spalle, però abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità nel momento in cui abbiamo avuto tutti questi problemi.